La società mi costringe ancora a dover dire di essere il padre di una ragazza trans. Invece sono il padre di una ragazza che lotta per i suoi diritti come tutti i ragazzi di questo mondo, il diritto di esprimere se stessa. Sono Luigi, vengo da Ravenna e sono il papà di Greta, di una bellissima ragazza di nome Greta. Coming out di Greta è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. Non nego che ero preoccupato per quello che poteva essere il futuro di mia figlia, questo sarei stupido se lo dicessi. Però il sapere finalmente di cosa stavamo parlando e cominciare a informarmi, cioè ho imparato che mia figlia è nata così. L'unico problema vero che ha è che questa società non capisce che la diversità è un arricchimento, la rifiuta, ha paura della cosa. La società mi costringe ancora a dover dire di essere il padre di una ragazza trans. Invece sono il padre di una ragazza che lotta per i suoi diritti come tutti i ragazzi di questo mondo, il diritto di esprimere se stessa. Quello che mi sembra che la società non stia capendo è che la felicità è poter esprimere se stessi, essere in pace con se stessi, vivere, che è quello che negano mia figlia. Io mi sono scontrato con certi politici che non vogliono la teoria gender nelle scuole. Dobbiamo proteggere i bambini. Da che? Cioè, io ho vissuto sulla mia pelle che nel momento in cui abbiamo spiegato alle famiglie delle classi dove stava mia figlia, l'isolamento, il bullismo, le battute ignoranti che venivano da famiglie ignoranti sono calate, perché la conoscenza è fondamentale. Noi abbiamo incontrato tante persone che ci hanno aiutato a capire che non eravamo soli, che nostra figlia era una figlia speciale e soprattutto ci hanno fornito materiale. E quindi noi da un certo punto in poi abbiamo deciso di restituire questa esperienza, perché ci siamo resi conto che la gente non sa dove andare, non sa a chi rivolgersi. Il servizio sanitario nazionale è inesistente. Se chiudiamo i Careggi, dove andiamo? Cioè, noi non siamo ricchi. Il chirurgo vuole 18.000 euro e poi c'è tutto quello che ci va dietro, ci vogliono quasi 30.000 euro. È tutta la mia liquidazione. E Paolo, il fratello che vorrebbe studiare e andare all'università, come lo aiuto? Chiudere il Careggi impedirà a moltissime persone di vivere. È brutto da dire, ma mia figlia era arrivata a un punto che si svegliava la mattina pensando di voler morire, che così non ce la faceva più. E io sono angosciato dal pensiero di altre famiglie che dovranno vivere queste cose.